Luigi Favoloso a rischio eliminazione. Grande Fratello, nuova lite shock tra Luigi Favoloso e Alberto Mazzetti. All'interno della casa del Grande Fratello sembra non esserci davvero pace durante la 15ª edizione della versione classica. Da subito quest'anno il reality è apparso agli occhi dei tanti telespettatori come un contenitore con troppi personaggi esaltati e sicuri di sé, tanto da beccarsi più volte le critiche e le proteste da parte del pubblico da casa. Come possiamo ben ricordare, i primi atteggiamenti di bullismo si sono avuti tra Bahia Dame e Aida Nizar, tanto da costare l'espulsione al ragazzo senegalese. Dopo l'uscita di Bahia Dame però il calvario della Nizar non è terminato poiché è stata presa di mira da Luigi Favoloso, ovvero l'ex ragazzo di Nina Morik. A quel punto la produzione, stanca dei comportamenti esagerati dei due concorrenti, aveva deciso di mettere in nomination forzata sia Aida che Luigi. Nel frattempo Favoloso ha continuato a dare il peggio di sé. Tanto che da casa a colpi di hashtag la gente invocava l'eliminazione del concorrente, ma nella scorsa puntata a sorpresa con il 51 del televoto ad uscire è stata Aida Nizar. Nonostante l'indignazione del pubblico da casa e la grazia ricevuta, Luigi Favoloso ha continuato ad avere degli atteggiamenti oltre il politicamente corretto. Questa volta a finire nel mirino del concorrente partenopeo è stato Alberto Mazzetti. Il diverbio tra i due è nato mentre parlavano delle loro avventure all'interno della casa più spiata Italia e Luigi, vantandosi delle due conquiste fatte, è stato bacchettato proprio dal Tarzan di Viterbo. Mazzetti, rivolgendosi a Favoloso, ha affermato che secondo lui Luigi non è un vero uomo visto come tratta le ragazze e che spesso le fa anche piangere fino ad intimargli di vergognarsi e definirlo un debole disperato. Anch'io faccio le mie conquiste e non sono un santo, ma non mi diverto con le donne. Da qui il diverbio diventa litigio e sfocia nella reazione shock di Luigi Favoloso. Ti sto dicendo da prima di stare zitto, ma tu continui. Ti aspettano fuori. Tu non sai contro chi ti stai mettendo. Luigi Favoloso di nuovo dei guai. Dopo le ultime dichiarazioni di Luigi Favoloso, piuttosto forti, il pubblico da casa si aspetta una presa di posizione da parte della produzione nei confronti del concorrente piuttosto indisciplinato. Chissà che realmente quest'ultimo comportamento al limite del corretto non gli costi davvero l'eliminazione definitiva all'interno del programma. Una cosa però va detta: c'è sempre un limite a tutto.